of the most ancient maps of Germany. From which year? Chi conosce bene la storia della mappa della Germania? Perché io ammetto la mia. La ricchezza e la bellezza di Firenze a servizio di Renzi per incantare Angela Merkel sulle capacità italiane di stupire, magari anche con le riforme. Da parte sua la cancelliera mostra interesse e curiosità di fronte ai segreti di Firenze. Ma sulle riforme Angela Merkel usa i piedi di piombo, fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. Quello del governo italiano, sottolinea la cancelliera, è un percorso di riforme ambizioso, ma che va portato a termine. Nessun cedimento e nessun passo indietro, ammonisce Berlino, soprattutto dopo la presentazione del piano Draghi di oltre 1.000 miliardi di euro. Abbiamo parlato dettagliatamente dell'agenda di riforma di Matteo Renzi, che Matteo Renzi ha appuntato, approntato, e vorrei cogliere questa occasione per dire che è veramente un percorso di riforme molto ambizioso, e stima molto e apprezzo molto il fatto che non si suscita l'impressione che si faccia tutto questo perché ce lo dice Bruxelles o qualchedun altro, ma perché è positivo per gli italiani, perché crea possibilità di lavoro, perché dà occupazioni, perché dà una speranza ai giovani. Parole quelle della Merkel, accolte con piacere dallo stesso premier italiano, che promette di concludere il processo riformatore. L'Italia può e deve mettere il turbo nelle riforme. Noi sappiamo che la rapidità delle riforme in Italia dopo tanti anni di palude è impressionante. In 11 mesi tutti i grandi temi sono stati aggrediti, alcuni già conclusi, altri in via di conclusione. Ma dobbiamo fare ancora più veloce. Ma alla fine della due giorni fiorentina, suggellare la ritrovata sintonia tra Italia e Germania, l'abbraccio e il bacio tra Angela e Matteo sotto l'ombra del David di Michelangelo.